Un aretino si prepara ad affrontare un evento di enduro estremo targato Red Bull. James, ci puoi parlare della tua prossima avventura? Sì, cercheremo di riuscire a finire, diciamo, la gara enduristica più difficile al mondo, che si chiama Erzberg Rodeo. Si svolgerà in Austria il 31 maggio. Sarete in tanti alla partenza. L'anno scorso erano 1300, ma poi alla fine arrivarono meno di 10 all'arrivo, no? Sì, è abbastanza conosciuta per essere infatti la gara più difficile. Sarà molto difficile finire, però ci proveremo. Il tuo team nel frattempo ti sta appoggiando per questa avventura. Certo, il team mi dà una mano, mi ha sempre dato una mano, infatti vorrei ringraziare la D-Max Racing di Gualdo Tadino, per tutto il supporto che mi hanno dato fino ad ora. E senti, per quanto riguarda la passione per le moto, tu vieni da una famiglia, insomma, dove le moto sono sempre state di casa. Mio nonno era un grande appassionato di moto, correva sia con trial che con l'enduro, infatti mi ha trasmesso entrambe le passioni. Lui viene da un'isola ben conosciuta, cioè l'isola di Man, dove corrono il Tourist Trophy, una delle gare più famose al mondo. E senti, per quanto riguarda il futuro, speri che questa passione per le moto possa diventare il tuo lavoro? Sto sperando, sì, e ci sto provando veramente il più possibile. E allora in bocca al lupo. Grazie.